Ciao e ben collegata o collegato sulle frequenze del canale de Il Punto Ludico. Nuovo appuntamento con i gameplay. Oggi ti porto una partita completa a Golden Cup, gioco di Simone Luciani e Gabriele Bubola per 1-6 giocatori della durata indicativa di 60 minuti circa, pubblicato dalla Cranio Creations. Gioco del quale ti ho portato recentemente il tutorial sul canale. Se non l'hai visto, ti invito a cliccare qua in alto sulla scheda informativa per vederti il video tutorial dove spiego le regole del gioco e poi buttarti a capofitto in questa fantastica sfida. Non perdo altro tempo, i miei compagni di avventure ludiche e allenatori di Fantasfera mi stanno aspettando per vedere chi vincerà la Golden Cup! Siccome come si chiama? Simone Luciani ci tira fuori Golden Cup con Gabriele Bubola. Non sforna soltanto cinghialoni, ma anche giochi, diciamo, un po' più tranquilli. E stasera a provarli con me, questi giochi tranquilli, ci sono Delta. Ciao a tutti. Alexi Lalas. Ciao ragazzi. Pipo. Eccolo qua. E DeepMind. Ciao, buongiorno. Stasera faremo una sfida a Golden Cup e vedremo chi sarà il vincitore di questa Coppa d'Oro. Allora, il gioco si giocherà molto in contemporanea, faremo magari i primi giri un po' più per far capire come funziona e poi andremo, diciamo, un po' più in contemporanea in quelli successivi. Allora, diciamo, partiamo da me e poi si va al giro di tavolo, così si fa anche un breve ripasso di quello che si può fare. Allora, abbiamo la prima fase in cui si può scartare le carte, però nel primo round non si fa, quindi è già... Io devo scartare uno dei due obiettivi. Scarta un obiettivo. Questo. Nel primo round non si fa, quindi questa è già un'impellenza in meno. Quindi si passa subito alla fase azioni. Allora, io decido di giocarmi un tizio, pago 3 soldi, 1, 2, 3, e poi con l'ultima monetina spendo e questo da 2 lo faccio diventare 3. Va, e io ho già speso tutto. Beh. E può andare deep. Allora, spendo anch'io 3. E carichi giù i ragazzi. E prendi 4 di questi. Non male. Questi saranno i tuoi introiti aggiuntivi per la fase successiva. Questo ha detto poi si sistema prima. Questo si sistema prima della partita dove vuoi. E poi spendo l'ultima puntazione. Decidi te. Posso aumentare di 2 o diminuire? Puoi fare un upgrade dell'attacco o 2 upgrade della difesa, no, e scegli te. Oppure o non fa niente. Oppure o non fa niente, però i soldi avanzati non, non li perdete. Sì, esatto. Ah, ok. No, ho aumentato il 2, l'ho portato. Perfetto, Pipo, vai. Io gioco questa qua e ottengo subito una moneta. No. È un effetto continuativo quello, perché hai giocato una carta rossa e quindi ti cappi questo qua. E in più ti prendi anche un meno 1 che dalla riserva lo metti là. Perfetto, una difesa. Cos'era questo? Questo è un introito in più. Round. Fai un soldo in più. Ok. E poi l'ultimo da più 1. E poi c'ho l'ultimo credito che posso prendere solo così, giusto? Per aumentare... O pompi l'attacco o pompi di 2 la difesa. Ora per esempio Pipo, lui c'ha già... Ma lo stadio? C'hai 2-1? No, lo stadio no. Lo che parte da meno 4? Ha giocato una carta. Pompare di 2... Una difesa 1 va a 3. Vai, prendi il segnalino 3. Vai, Alex. Potevo anche metterle tutte e 2 da 2? Sì, come vuoi. Perfetto. Alexi gioca un giocatore e pompi di 1 l'attacco. Ok, Delta. Allora, anch'io gioco un calciatore. Ok, una calciatrice. Quindi prendi subito un segnalino 1 che metto poi. Sì. E poi uno lo puoi già pompare, uno dell'attacco. Puoi pompare questo da 1, lo porti a 2, questo diventa 3, il 4 rimane 4. E il 2. Vai. E poi ti rimane un punto azione che volevo fare 1 2 3. Volevo pompare la difesa. Ok. Giusto?
No, sì. Però, come un pari di 2 lo porti a 3. Sì. Da meno 1 va a meno 3. Ok. Quindi la fase campagna acquisti è finita. Si va ai match. Il primo match saremo io contro Delta, Alexi contro DeepMind e Pipo giocherà contro il bot. Quindi nel sacchetto viola passo, mettiamo questa partita. Questo lo do a te. Ecco. Nel sacchetto viola mette Delta e metto io. E questi? E i segnalini quelli. Tutti questi, giusto? Sì, tutti quelli, diciamo, attacco e difesa. Vai. Più le clessidre. E lo metti anche lui del bot. E te metti anche questi del bot. Vai. Si parte con la fase di partite. Siamo io contro Delta. Intanto scegliete come schierare i vostri aggeggi in campo. Io lo metterò qua. Ah, che c'avevo. Quindi due, due attacchi da due, quindi. Vai. Prego. Estrai il primo. Vai. Ora. Anche il sacchetto è grosso. Ecco, 4. Io faccio un attacco da 4, non c'è difesa, quindi tiro il dado perché attivo questo qua da 4, perdo un punto, quindi ne ripiglio 4 perché questo è un po' scarsino e con 3, 4, 5, 6 faccio gol. 1, non ho fatto gol. Vai, continua. Pericolo! Dopo! Questa è sfiga, eh. C'è una difesa meno 1, per ora non succede niente. Vai. Un altro attacco da 3, quindi attivo lui, 4, 5, 6, 3, meno 1, non va, niente, non va. Per me. Vittoria. Questi due attacchi così lisci senza fa niente, ci ho avuto un gran culo. Sono troppo grossi questi attacchi, subito una. No, più che altro soffondi. Niente, non succede niente, si va avanti con la partita. La partita finisce qui? Sì, all'1. Praticamente le squadre si stanno studiando in questa fase, ancora c'è squadra. È ancora lotta a centrocampo. Possesso palla stella 2 meno 1 meno 1 attivi lui. Quindi okay. Con un 6 fai gol. Lancia 4, niente. No, è una partita da scialbo 0-0 qui per ora. C'è altre 3 estrazioni e poi è finito il match. 4. Questo liscio senza niente. Quindi tira. Perdo un punto. Perdi un punto perché non c'hai carte. 1, 2, però 3. Con 3, 4, 5, 6 fai gol. Lo voglio fare. Io sono scarso, non l'ho fatto. Un rigore a porta vuota. Gol. Quindi questo si gol. Vai. L'ultimo. Altri 2. Ah, uscirà fuori una difesa. Io ce l'ho un altro, mi sembra, d'attacco. Niente. Anche Delta mi sembra ce l'ha un attacco, se non mi ricordo male. E no? Niente, difesa. Quindi la partita finisce 1-0 per Delta. Delta prende 3 punti vittoria più 1 per la differenza reti, 4 punti. Vittoria di Cortomuso. Di Cortomuso. E questi te li prendi, te li metti in riserva. Io li prendo i miei, te li metto in riserva e questi per ora li lasciamo qua. Tutto ciò che è nel sacchetto lo tiri fuori. Non ce n'è anche un 2? Riprendilo dal sacchetto. Ah. Ognuno riprende il sacchetto. L'arancio, campo arancio c'è. Vai contro i bot. Vai, pesco. Vai. Io l'ho messo, l'ho schierato sul 3. Vai, vediamo che fa. Finiti. Niente, passa il tempo, le squadre si stanno studiando di qua. Si studiano, vediamo che fanno. Attenzione, c'è un controllo palla a centrocampo. Il bot comincia a salire di 1 con la difesa, quindi potrebbe passaggio orizzontale. 4 di attacco 3, del bot. Bravo, bravo. Allora, il bot praticamente come funziona? Lanci, attiverebbe un personaggio da 4. Lanci il dado, se fa 3, 4, 5, 6 ha fatto gol. Niente. Vedi? Vedi chi è che si ritira bene i dadi. Queste tifoserie fanno tifi per i bot. Gioca solo il bot però. Okay. Eccolo, 4. Attacco 4. Eccolo. No, attivi lui. 4. 4 meno 1. Ah, meno 1, scusa, è vero. 3. Sta a posto. Visto, bravo. Quindi 4, 5, 6. Gol. Go! Vai. E non perde il punto, giusto? No, perché ci hai giocato la carta sopra. 2. 2 attacchi ancora, però perdi un punto. Solamente un punto. Col 2 però. Go! Faccio il 2-0. Mamma mia, un bomber, eh. Perdi il punto. Perdi il punto. Me lo prenda. Altre 4 estrazioni, vai. 1. Niente, si perde tempo. Si addormenta la partita. Si addormenta la partita, si perde tempo. Si perde tempo, si perde tempo. Arbitro, che c'è finita. Anche questo è il tuo più uno. Beh, estratto dal sacchetto anche le rendite. Ho messo tutto. Ancora perdita di tempo. È una partita
è una partita un po' moscia. Bot, bot. Eccolo. Due. Occasione. Col 6 fa gol. Col 6 fa pareggio del bot. No, 2-1. Attenzione, la partita si accende. La partita finisce. Finisce. Quindi vince Pipo, fai 3 più 1, 4 punti. Perché il bot ha fatto un gol, la differenza reti è 1. 3 più 1, 4. Come me. Però qua. Sono soldi. No. Soldi. No, no, no. I soldi della nostra regno, quindi prenderai 4 più 1, 5. Esatto. 3 più 1, 4. 3 più 1 di differenza reti. E quelli ritornano là. Terza partita, terzo match, Alexi contro DeepMind. No, prego, prego. Le squadre l'avete schierate così, vi vanno bene. Sì, vai, sì, sì. Perfetto. Estraghi. Subito la difesa meno 1 di Alexi, che fa subito la trincea. Catenaccio. Difesa, catenaccione. Pullman davanti alla porta. Sì. Catenaccione grosso. Attenzione. Oh, 4 d'attacco, no, così. No, ma non si può. Poi non si può. Paghi 1, però no, 3 4 5 6 può fa gol. Questo è gol di Siru. 3 gol. Ecco la gufata, gufata degna di finire. Vai. Striscia lo striscione. Ancora. Estraghi. Pupazzi. Go. No, era bufala se non lo faceva. 4 meno 1, fai un'azione d'attacco col 3. No, l'ho messo sul 2, accidente. Prendi un punto, però con. Allora, che gol? Aspetta, attacca. Scusa, ho girato. 4, 5, 6. 1, mamma mia. Estraghi, estraghi. Estraghi. Sono scarsi. Niente. Si perde tempo. Perdita di tempo. Fallo a centrocampo. Fase di fraseggio. Infortunio. Di fraseggio a centrocampo. Rompe le scatole. No, perché altro arriva in fondo alla partita. All'inizio. Anche, sì. Ancora Clessidra. Una partita. Fase di studio delle squadre a centrocampo. Si studiano. Ballo. Meno uno. La difesa di Alexi ancora. No, sì. No, è la sua questa. Ah, no, è verde, scusa. Sì, sì, è tuo. Ancora perdita di tempo, non succede niente, una partita un po' soporifera. Vediamo, ancora perdita di tempo, l'ultima estrazione. Ora o mai più. Ora o mai più. Ora forse sono usciti tutti quanti, quindi qualcosa deve uscire. Qualcosa esce. Ed esce. Un attacco di Alexi, 3 meno 1, 2. Quindi attivi il 2, perdi. 4 e 2. Perdi un punto, però con 5 o 6 fai gol. 5. Oh! Segna alla fine 2-0. Quindi Alexi 2. Alexi si fa 3 più 2, 5 punti. E rizza. Sì. Ha fatto un gran gol. Quindi si va alla seconda giornata. Vai, facciamo ancora un giro di tavolo. Parti di mind a sto giro. Ora delle carte che ti sono avanzate in mano, puoi decidere se tenerle tutte e due, scartarle tutte. Perché questa è in sequenza, giusto? No, no, scegli te come farlo. Questa qui è in sequenza? No, 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 scegli te le azioni. Ah sì, allora la prima cosa che faccio la faccio l'upgrade. No, intanto ora c'hai due carte in mano, puoi decidere se tenerle, scartarle tutte e due e ripeschi fino a tornare a tre. Quindi decidi. Ne ripesco una. Una sola, perfetto. Pipo, se quelle non ti garbano... Decidi magari di scartarle. Sì, le scarto. Ma si mettono a fondo? Si mettono. No, metti le scoperte. No, le metto qui da una parte. E peschi tre da qua perché il tuo scout che non è bronzo. Alexi. Io una la scarto. Ma e ripeschi fino a tornare a tre. Delta. Tutte e due. Vai, quindi peschi tre. Io pesco uno, vai. Ora parti di mind, abbiamo fatto già le rendite, io prendo 4, di mind c'aveva un botto di sordi, va a 8, Pipe è arrivato a 5, 4 Alexi e 4, e 5 Delta. Io faccio... E ora parti con le tue azioni. Io faccio l'upgrade dello scout. Dello vai. Scout. Che ti costa 3. Mi costa 3, quindi... Va a 5. Vado a 5. Vado a 5... Posso scartare... Quante ne posso scartare? O giocarne... No, scartarle ora. Pagarle. A scartarle paghi uno, scarti tutte quelle che vuoi e ripeschi altrettanto. Allora, queste le scarto... Tutte e tre. E le prendo tutte. Argento a questo punto. Eh sì, perché ti sei pompato. E paghi uno. Gioco questa carta qui. Quindi pago altri tre. E da 4 vado a 1. E poi mi rimane... Un punto. Un punto che posso fare l'upgrade.
faccio upgrade. Tanto i punti vanno a zero, giusto? Sì, sì, sì. Non te li porti al round dopo. E questo va a 3. Va a 4. Ok. Vai, vai, po'. Io gioco il pirata Piero. E ti prendi subito un 1 e 2 sacchetti. Tutti voi ce l'avete, quelli che danno gli sghei. Ma è incredibile. E poi scarto un 1 per mettere un 2. Ok. E un altro 1 per... O le difese vanno a 3 tutte e due, o un 2 diventa 3. Dai, c'è poca scelta. No, 2 diventa 3 di difesa, sì. Oppure un 2 diventa 3. Non fai diventare 1 da 2, lo fai diventare 4. Esatto. Vai, Alexi, spendi, espandi. Direttamente a 0, giù la strega, 2 e pompi una difesa. Prendi che sono da 30 a 0? Uno non gioca e poi dopo compra anche tu. Anche, prendi anche un 2, eh? Un 2 d'attacco che lo aggiungi. E poi c'è l'ultimo punto che decidi 3 per la carta. Guiderà, allora a questo punto questo. La difesa? No, l'attacco. Vai, lo porti a 4. Ok. Delta. Allora io gioco questo. E ora decido. Ah, poi ricordiamoci di spostarle a seconda. Quindi vado a 0 direttamente perché è 3 di gioco meno 1, giusto? No, questo te lo da ora, lo sconterai dopo, nella fase introiti successiva. Ah, vabbè, quindi... Allora, intanto cosa faccio qui? Pompi 2 attacchi. Quindi puoi fare 1, 2, 3, puoi fare, perfetto. E anche 2. E poi prendi due, puoi pompare 2 difese, ma ce n'hai una sola, quindi la porti a 4 e fine. Ah, pensavo potessi pigliare 2 da 1. No, perché quello è pompare. Ok. Hai ragione. Quindi. E però aspetta, se io prima spendo 1 per prendere. Ci vuole 2 per prendere un segnalino da 1 o una difesa da meno 2. Per quell'altro pompa. Quindi con 1, che è l'unica cosa che mi rimane da fare a questo punto. Porti un attacco a 4. Perché il meno 4 non lo può. No, non a pompare, volevo cambiare. Ah, cambi le carte. E le posso cambiare? Tutte quelle che vuoi. 2. Vai. Scarti. No, ripeschi fino a tornare a 3. Ah, sì, in questo caso. Sì, sì. Scambi tutto. Però ora non mi serviranno, ma. Allora, io invece gioco. Mi sa che a sto giro attiverò poco perché vedo c'è delle belle sbombardate. Vabbè, intanto lo mettiamo qua. Quindi pago 3. E questo mi dà un sacchetto più 1, però alla fine della partita mi farà perdere 2 punti vittoria. Prendo una difesa e posso pompare 2 attacchi, però ne pompo uno solo perché uno è già a 4. Quindi. Bene, direi che il giro di tavolo è finito. Allora io metto nel sacchetto blu. Dammi, vai. Io sacchetto giallo, arancione. Sacchetto arancio, chi ce l'ha? Questo è viola. Chi è che si è fregato il sacchetto arancio? Questi non si devono spostare. Magicamente compare. E nel sacchetto arancio vanno Alexi e Paipo. Ah, i bot. Il bot intanto è avanzato. Comincia campo viola o si fa in contemporanea? Facciamo separato. Queste facciamo separate, vai. Vai, campo viola. Via, partenza. Vai. Vai. Ora si arriva fino a 2, eh. Ah, ok. Meno 4. E subito 4. Parte. Così, una grande difesa d'acciaio. Pullman davanti alla porta. Così, di Paipo. Ho provato a fare gol. No, è rosso. No, è viola, scusa. Madonna, che colori. Eccoci. Ecco, quindi l'attacco è già stato annullato. Niente, si gira e si va avanti. Ma non è lo stesso colore. Sembra, ma non è. Prego. 4 d'attacco, prego. Attivi il 4, perdi un punto, però con 3, 4, 5, 6 fai gol. Cioè, la difesa, anche se è più forte, viene annullata dall'attacco debole. Sì. Gol. 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 E uno. Là. L'ha piazzato. Vai, Borga. Ma ora sta a me, No, non c'è difesa. Attacco da 4. Quindi attivi da 4, giù, perdi un punto.
Anche te non c'è nulla. Via. E tira. Gol. Pareggio. Questo è il nostro mare, rosso e viola veramente. Allora, riattacca ancora il viola. Attivi il 3. L'ha messo tutti e due bassi. È vero. E pensavo riuscisse anche a difesa. 50% di probabilità di fare gol. E non va. Fischi per lui. Fischi impietosi. Non c'ho più difesa. Niente, bene, stallo. Stallo. No. Meno 2 difesa di Paipo. Se uscissi il mio attacco sarebbe Sì, potevano farlo. Stallo. Gli ultimi 2 estrazioni. Vai. Spareggi che si fa? Spareggio, fate 2 punti per 1. E rizzati. Va bene. Stallo. Attenzione, è un tentativo di comprare la calcio scommesse. Sì. 2 punti per 1. Tristezza. Campo arancio, vai Alexi contro i bot. Allora, prima fase di estrazione. 4, subito un tiro così. Pam! Non attivi niente, pam, però quello non c'ha, perché, non c'è il dado. Non perdi niente, però. E subito passiamo a vantaggio. Cioè, mamma mia. Una bestia. Bravo, ridividi quelli perché non capisco colori. Aia! Attacca il bot. Vai, fai il bot, vai. Il bot attacca con un 2, quindi con 5 o 6 segna. Niente. Bravissimo. Altro. Vai, tira con 3 4 5 6, bot pareggia. 6, pareggio del bot, pareggio del bot, ragazzi, qui è figlio di bot. È indemoniato. 1-1 contro il bot, meno 1 del bot. Prossimo attacco di Alexi sarà ancora il bot. Bot, non c'è difesa di Alexi, quindi con 4 ancora 3 4 5 6 fa gol il bot. È un bot scatenato. 2-1 per i bot e so botte. Niente, perde tempo, poi il bot, mi sono fatto male, il centrocampo piange, ragazzi, ancora. Tutto. No, non è uscita, cioè, hai fatto un attacco, un gol, fine. Nulla! Perde tempo. Chiuso, 4-1, 3 attivi. Ok, vedi. Doppio dado. Doppio dado. E poi se segni prendi un più 1. Basta fai un dado vincente, 4. Fatto. Gol. Bene. Quindi ha vinto? No, pareggiato. Però prendi anche pareggia l'estremis, ma. Quindi fai 2 punti, il bot non fa punti. Ultimo match di giornata dallo stadio. Si parte. Stadio Franchi? Intanto le squadre perdono subito tempo, tanto si per studiano. Iniziare. Si studiano. 4, un bel tiro di DeepMind dal fondo. 3, 4, 5, 6 ed è subito rete. Si parte con un gol. Rete. Ci vuole la difesa qui, eccola, che è troppo tardi. Mi date il coso dei simboli? Troppo tardi. Amore, c'è il tuo. Troppo tardi. Mi attacco. Bello. Attimo, sono scarso. 5. Pareggio immediato. Il pareggio della squadra. Aspetta, io ho fatto. Sì, va bene. Sì, ma ho tirato con cosa? Vabbè, quello non ci interessa. No, come i punti. Ah, questo meno uno. Quindi c'è la ragione. Punto. Anch'io. Per l'enfasi. Si perde tempo. Non succede niente. 4 meno 2. Attivi il 2. Quindi questo va bene, però non ti dà niente. 5-6, fai gol. Niente. Si va avanti con il match. Si perde tempo. Ancora tempo. 4 attacco, perdo un punto. Ma ho finito i punti io, Se un vinco e vai, segna il ragazzo. 2, ci abbiamo un meno 1 della difesa di DeepMind. Ultimo segnalino, meno 1, niente. Finisce 2-1, quindi faccio 3 più 1, 4 punti. Dai, recupero qualcosa perché se no non c'ho più una mazza. E questi si riprendono. E anche la seconda giornata di partite si conclude. Quindi siamo al terzo round, come indica il pallone sulla plancia, quindi terza giornata di partite. Adesso facciamo la fase tutta in contemporanea, così almeno evitiamo di terza fase sarebbe quella di terzo round. Allora, noi intanto abbiamo già ripreso tutte le carte, ognuno doveva prenderle, ognuno spende i suoi punti azione, prende quello che vuole prendere, buonanotte, e gioca quello che vuole fare. Aspetta. Ho migliorato stadio e scout, che non sarebbe male. Ho due carte.
Io invece miglioro lo scout, che costa 3. Fa 2. Scusate. E con 2 ci faccio un po' poco, però prenderò un 1. Cominciamo a buttare dentro l'opo. Quindi stato metto meno 1 o meno 4. Scusa, ma questo qua che mini? Ah, quindi un scarta. Ma uno della difesa? Sì, quello blu. Ah. Scarta un gettone del tipo indicato. La tua scelta. Scarta vuol dire lo rimetti qua in riserva. Allora io invece. Chi è che gioca contro i bot? Io. Io sto giro invece non scarto. Ne ho messi uno e uno alzato. Non scarto e prendo. Vedi chi è che faccio compagni acquisti, quindi un meno 2, vado a prendo. Puoi prendere un 1 o un meno 2 di difesa. Meno 2 di difesa. Buono. Col primo. Ecco gli altri meno 2. Faccio la stessa cosa. Quindi chi è che ha finito? Io, Alexi, Delta prendo... e Pipo. Manca solo il mine. Ok. E prendo un uomo di attacco. Ok. No, adesso non... Allora, io vado sul campo blu. Io metto... vado sul campo viola. Yeah. Metto... Noi siamo qua. Metto siamo dentro un... Mi sfiderò c'è con bot. Pipo, dai. Io me le accaparro. Vai con l'arancio, borda dentro. Sei davvero? Vai, fa sì. Vado io. Partiamo col viola, vai. Vai, fallo bene. C'è messo anche cosa? C'è messo anche... Le clessidre. Le clessidre? Sì. Quindi a questo punto si arriva al 3. Sì. Io sono un po' introiti qui, ragazzi, c'è il verso. Vai. Picchia. Vai con viola. Viola. Vado. Ah, sempre viola. Allora, parte con no, questo facciamolo, se no ci riusciamo. 3, allora non spendo niente. Tiri. Tiro il dado. 4, 5, 6, fai gol. 3, niente. 4, un bel attacco da 4, perdi un punto, però 3, 4, 5, 6, fai l'azione da gol. Sì. Cado che non si segna neanche a pagare. 4, no, invece segna. Sì, ma poi vai. Alla fine si perde un po'. Intanto metti Fiero in cascina. Questa è la massima pareggio. Vai. Allora. Sgassa, vai, perde tempo. Ora si arriva a 3, eh. Sì. Giustamente il gioco cresce, mano a mano c'è sempre più roba. Che? Ho già fatto gol. Un attacco da 2, così io. Per Delta. Non perdi niente. 5-6, fai gol. 6. Pareggio. È un grande Delta che concreto. Non molla. Una difesa meno 1 di Mind per annullare altri attacchi di Delta. Meno 2, cioè qui quasi un attacco da 4 è quasi annullato, praticamente. Vanno in sommatoria, vanno. Ma sì, giri tutto ciò che è prima della tua difesa. 4, quindi 4. Attacca di Mind 3, 4, 5, 6, segna. È cattivo. 4. Go! E se poi. Poi Mind. Questi restano. Sì. Cos'è l'attacco da 4? Sì. Perde un altro punto. Vai. Wow. 1, 2, 3, 4 flippettini. Attacco da 3 di Delta. Annullato. Quindi questi girati. Giri, vai. Si va avanti. Picchia. Se era da 2. No, annulli tutta la difesa, scusami. Sì. Tutto ciò che è difesa dell'avversario viene anche girato. Anche se c'è. Attenzione. Qui c'è l'attacco. Con quello laggiù, guarda là. Pareggio. C'è l'ultimo. Pareggio, il pareggio di Delta, vediamo l'ultimo colpo. Qui se viene un attacco, ragazzi, se viene alto, niente. E finisce qua. 2 a 2, 2 punti per 1. Troppi pareggi. Campo arancio. Ci sono pareggite. La pareggita è brutta. Intanto spartitevi i flippettini. Vediamo Pipo, allenatore Pipo, che manda i suoi 4 campioni in campo contro i 2 di Alexi. E parte subito attacco. Alexi è così, Il primo è subito da 4. Guarda, scusa. Siamo al campo arancio, prego. Stavolta però ci ha messo il campione, però non fa niente, però segna. Subito. Direi che è un 4, Sì, dai.
si perde tempo, dopo il gol c'è qualcuno ora, frigna però risponde Pipo con l'attacco da 4 e subito pareggio. Pareggio subito, subito. Mescola e metti sotto, vai. Questa tanto è argento. Detta, lei non distraga, si concentra sulla partita. Chi è che vuole scommettere? Facciamo una variante. È un catenaccio che non può finire. No, proprio non esiste. Vabbè, guarda. 5 o 6, dai. 6. Un altro gol. Questo è culo, E risponde subito, O un 3. Sarà un 2 pari. 5, pari, madonna. Ma voi fate tornei di risico, ragazzi. Ve lo dico io. 2 pari. Altro attacco. Allora. Da 4, 3, 4. Io non ho più gioco. Io ho 40 difese, non riuscite nemmeno. Un altro gol. È una partita piena di orrori. Vi ricorda una partita di recente. Di recente. Cartello. Ma ora eccolo qua. Oh, la difesa. C'ho un monte di difese. L'ultima estrazione. Io. Alexis sta vincendo. Incredibile. Incredibile, la porta a casa. Alla porta a casa. 5-6. Le pescate lì. Fai 5 punti e rizza. La porta a casa, incredibile, ragazzi. Recuperatevi i vostri pippolini. Io gioco contro i bot. Bot, parte subito un attacco da 2. Dai, fammi un attacco da 2 o 5-6. Bot segna. Maremma. Bravo, così ti voglio. Perdita di tempo. Perdita di tempo. Incredibile. 4 attacco, però perdo 1. Sei, vai. Golle. Le golle. Si perde tempo. Si va avanti. Ecco, già un meno 1 per la difesa perché il bot è bello bombato. C'è anche i 4. Perdita di tempo. E ora finisce la perdita di tempo. Ah, mi sono fatto male. Ah, la difesa meno 3 del bot. Questa è roba. Schierata. Perde tempo. Perde tempo. Partita controllata. 1 d'attacco mio, meno 3 del bot. Quindi niente, mi annulla l'attacco. Questo si gira tutto? Sì, si gira tutto. Giri lei. Si va avanti, il bot mette una difesa meno 1. Colpo finale, dai. Meno 2. La porta! La porta a casa di Cortomuso. Quindi faccio 4 più 1, 5 punti. E rizzati. Quindi anche questa giornata, la terza giornata di partite, 4 più 1. Finisce. 4 dello scout più 1 di differenza reti. Finisce qua anche la terza giornata. Beh, io intanto questa la scarto. Allora, io questa la scarto, questa le scarto e queste le prendo. Queste lì. Anch'io attingo all'argento, Pipo sempre al bronzo? Sì. Io vado di qua. Io scarto queste due. Via. Prendo queste due d'argento. Boia. Ecco, questo è già buono. Questo è interessante. Allora, fase introiti io faccio sempre 4, non c'ho nessun introito, però tieni. Non riesco a fare introiti. Ora fare lo stadio vi costerà soltanto 2 punti azione. Perché mano a mano ci si pompa. Va bene. Io per ora sto così. Quando pescare avete pescato tutti, vero? Sì. Perfetto. Ma quando dice? Quando dice? 2 punti azione. Vabbè, guardalo. 2 punti azione. Allora, io intanto faccio le mie azioni, gioco. Uno di questi, 1, 2, 3 e prendo una difesa meno 3. E ogni mio segnalino difensore ha un più 1, quindi siete avvisati, Cioè? Quindi questo qui è come se valesse 3, questo 4, questo 2. Ma quando giochi su quello? Quando questo qui è finché questo è in campo. Finché questo è in campo c'ho un più 1 di difesa. Ma io ho 3, sono. Che non è male. Dai. Forte. Troppo forte come. Forte. Minchia. Che fa? Quanto c'è? Questo mi dà più 1 alla difesa. Quindi ai segnalini che ho giocato. Vabbè, io gioco. Solo il fatto è in campo. Solo il fatto è in campo. E lì è un effetto permanente. E quindi spendo 3. Ultimo punto, potenziamo questo, va? Ultimo punto. Visto che di difesa sono messo bene, proviamo a pompare l'attacco. Il problema è che non c'ho soldi io. C'è una squadra con pochi soldi. Con che cosa gioca ora il. Allora io. No, il bot. Il bot gioca sul blu. Sì, no.
con questi giochi. Con questa roba qua, sì. È forte, eh? C'ha dei begli attacconi. Quindi te sfiderai il bot, io sfiderò Pipo e Delta contro Alexi Lalas. Allora, io ho già concluso. Io spendo che ha fatto il mio turno. Alexi ha già concluso, deve fare Delta, Pipo. Che deve fare? Allora, sì, sì, quello che vuoi, fai, spendi i tuoi punti azione e vai. Io e te. Quindi prendo un 2. Prendi un più uno e un 2 di difesa, anche da aggiungi alla prossima. Due di queste carte. No, ora tutte le volte che gioca un braccio, tutte le volte che gioca questo simbolo qua, fa questo effetto. E l'ultimo lo gioco pompa. Questo qui. Pompi uno l'attacco o due la difesa? O due la difesa. Due la difesa. Vai. Va a meno 4. Quindi io, Alexi e Delta abbiamo fatto. Io di Mind ha fatto, manca solo Pipo. Ho 0. Posso vedere il sacchettino? Il viola chi c'è? Voi? Sì. La quarta partita. Io sono azzurro. Forse è l'azzurro. Sì. Sì. C'ho lui. E poi l'ultimo faccio. Anche Pipo se è bello corazzato, c'ha tutti omini che gli danno attacchi e difese. Però te devi giocare in 4, che gioca a 5 lui. No, ora prima della partita scegli quale schierare quanto in campo. Scegli quelli che mandi in campo e buonanotte. L'unico che ha un effetto è quello lì, ma solo quando giochi carte rosse. Vai. Quello lo metti, uno lo metti in panca. Vai, tua scelta. Fai la telecrona. Partiti? Giocano ma bene faccio, queste faccio viola. Riposare, faccio per 9 che si parte di viola. Parti di viola. Gentili signore e signori, benvenuti allo stadio Artemio Franchi. L'arancio vai, bordare. Stadio viola, giustamente. Gioca in casa. Gioca in casa, prima azione. Una bella difesa impostata. Esatto. Giro palla difensivo. Giro pesca. C'è un comuzzone. Il comuzzone ho giocato. Subito un bel difensivo. E anche vado un bel. Un bel attacco. Attacco. Con 4, 5, 6 segni. Vediamo se ci fa vedere in diretta. 5. E gol. Attenzione, io avrei giocato il ragno veloce. Che ti dice? Ogni volta subisci un gol, tira un dado. Se faccio 5 o 6 annullo. Ah, il VAR. Niente. È andato male. Butta dentro anche questi, il sacchetto. È andata male. Vai, un tiro. 1-0 per la viola contro i blu. Non ce l'hai messi. Ce li sparai voi prima. Sì. Okay. Avanti, avanti. E questo è ancora attacco. Mamma mia, è una raffica. Come cosa a raffica. Sono pronto a tirare. Vai. E il gol. Gol. Non è gol. Non è gol, annullato dal VAR. Niente, non è gol. Vai, estrai. Via, si arriva qua, è lunga. Difesa del blu di meno 2. Buono. Vorresti dire, fai sacchettini più larghi, dove ci stanno? Davvero, bisogna protestare. Meno 4. Difesa del rosso, meno 4. Peccato che non sono usciti su attacchi, ti bruci un meno 8, hai il primo attacco. Però, vabbè. Non è uscito attacco. Possibile un contropiede finale. Però, meno 2 ancora di Alexi. Lui se lo gioca bene. Si schiera. Me lo brucio anch'io? No. Però un attacco sicuro. Attacco da 4 tu me lo bruci. Sì. Flessita. Perdita di tempo. Non riesco a superare la metà campo, ragazzi. C'è verso, c'è il catenaccio. Flessidra. Catenaccio, poi perdono tempo. Oddio, mi sono fatto male. Ci sono le sostituzioni. Oddio, aspetta. Attacco di 4 annullato. Via i 2 meno 2, vai. Via, ce la farà. Però io ho sempre una difesa da 8. Ce l'hai un attacco. E lui c'ha un attacchino da 2. Vedi che brucia un attacco. Tutte e due, certo. Via, andata male. L'ultima. Ultimi due minuti. Ultimi due minuti. Ultimi due minuti. Finale o per la o raddoppio. O, attenzione. Tacone, vai. Da 4 peso, pieno. Vieni. Un altro dado, tiri. No! Tiri due dadi con lui. È vero, c'è un narciso. Parole di burro.
però aspetta, c'è l'ultimo. E anche il sacchetto. Ultimo minuto. E ultimo uscirà? Tiro. Che cosa c'è rimasto? Un attacco mio? Una lessidra. Una lessidra. Magari le squadre si accontentano del pareggio. Attacco da 2 del viola. Vai. Non ci posso dire. O 5 o 6, vai. Fino al posta. Zona cittadini, no! È un 4. 4. Quindi finisce 1-1, spartite 2 punti per 1. Campo arancio, squadra in campo, io schiero così. Ma c'è qualcuno a pareggiare? Io pareggiavo con tutti. No, con me ha vinto. Vai. Sei imbattuto. Io non ho mai. Io ho 40. Riprendetevi segnalini. Io ho 40 segnalini. Lo so, io c'ho una mazza. Però prima ne rimasti 5 fuori, vediamo se. Ecco, subito. Match di giornata con la clessidra. Intanto le squadre si studiano. Si passano. Subito l'attacco. Subito gol. Così imperituro. Una borrata rete. Da piazzare la difesa. Chi è compagnoni che lo fa? Rete. Il vantaggio. Ancora un altro attacco. Io sono proprio inerme. Non mi ha tirato fuori manco la difesa. 2-0. Signora Repice. Ha segnato Rossi. 2-0. Eppure la difesa ci mette. Maledetto. La squadra. Ma sei sceso in campo. Senti, posso pescare anche io. Che c'è brogli elettorali. 3-0 a valanga, mamma mia. Ma non è neanche finito il primo tempo. Sì, niente. C'è bot. C'è gioco. Sì, quasi. È il dominio totale. Cioè, poi ecco, se esce con 4. Qua ci sono i brogli, qua c'è la partita venduta. Però con un attacco. Con un attacco gli azzeri la difesa. Se lo tira fuori, ha tirato fuori tutto lo stesso. No, difesa. Meno male. Almeno qualcosina. Però già sui 3-0. Però gli hai concesso il monopolio del gioco. Andovò. Questo gioco è da 6. Fino a 6. Andovò. Ma ha fatto la difesa. Io attacchi non ce l'ho più. Oh, ho tre attacchi ce l'avevo. Allora, qualcosa esce. Un rosso. 0. Niente, annullato, via. Dai, fammi fare il gol della bandiera. E tanto fa poco perché quel primo attacco, niente, annullato. Nulla. Donna, c'ha 3 di differenza, lei ti fa un botto di punti. C'è lessidre dentro. Sì. Quindi dai, un attacchino. E un'altra difesa. Niente. Non ce la fa. Non 3-0 fai 6 points. 6 points per Pai. Poi si scoprì che tutte le... Tutti i cippini se ne erano mangiati. Erano sotto il tavolo. Infatti bisogna quindi, fare... Allora, aspetta ancora sì, che sì. Non... Una vittoria e 3 pari. Allora, vediamo qualche succede. Vai, bene, partenza. Partenza subito con il bot che schiera la super difesa contro. È la cosa importante. La mia difesa. Li prendi da qua, non li rimette lì, quelli che hanno il sacchetto. No, vai, riprendi di tutto, svuota il sacco. Il bot attacca con 2. Sì. Lancio. 1, niente, non va. Cioè io sono riuscito a fare un attacco di niente. Mamma mia. Il ragno peloso è stato fondamentale. Io attacco con 1 e lui si difende con 3. Quindi com'è finita? 3. Chi? altro attacco del bot. Tira. Tiro. Una volta con 4. Niente, non 2. Segna. È scalzo. Non va. Scalzo. Solo con lui il bot era scalzo. Altro attacco, che palle su bot. Stavolta fa gol. 3, 4, 5, 6. Quindi vince il bot 1-0. Vai. E ora? Ciao. Sbaglio sta girando al contrario. No, giusto. Sì, va bene. No. Vabbè, sì, è vero. È quella che è al contrario. Piazza a difesa. Con ancora difesa. Mamma mia. Cioè, roba da urlo. E che palle. Bot è una specie di... È qui il sesto giocatore. Sassuolo. Sì. Squadra senza. Ultimi due strati. Ancora a bot. Però no, di uno. Due meno. No, questo è del bot. Buono, Aribot. Aribot. Quindi bot con 5 o 6. E va. No, maledetto. Non va. Bot campione. Dai, giù. Fai l'ultimo attacco. Cioè. 4. Ora. Meno 1, 3. Vai. 4, 5, 6. Fai gol. Via, su.
e c'è il pareggio, via. No, 2-1. Ah no, 2-1, è vero. Vabbè, dai, un altro attacchino. Riapre la partita. Un altro attacchino su zona Cesarini. Due attacchi così, pam pam. E chiudi. Davvero? Vai, vai, vai. Buttala dentro. Niente, mette la difesa che non ci sta male. Però mi sa che i bot attacca... finito, l'attacchi ce l'ha più. Ha finito ma le sta lì. 4-1. 3. Dai, via, pareggio finale. Zona Cesarini entra di testa. Niente. No. Quindi vince il bot 2-1. Il bot non fa punti, pace. Recuperi tutti i tuoi pippolini e il bot lo rimettiamo qua. E il bot raggiunge anche 2 di difesa. Diventa sempre più ignorante. Svuota il sacchetto dopo. Federico, chi c'ha il bot? Il bot c'ha 4-4-4-2, meno 1, meno 2, meno 3. Cioè, una bestia. Allora, intanto si va nel quinto round, le metto qua. Io ho ripreso dall'argento, come introito c'ho sempre 4, non riesco a prendere soldi, maledizione. Ci fa un cazzo. Adesso fare lo stadio vi costa un soldo solo, quindi magari... Ma mancano gli ultimi due turni? Sono gli ultimi due giri. No, 4 e vado a 6. Gli ultimi due partite. Sono 6 soldi. No, siamo al quinto. 5 e 6. 6 soldi. Quanto li devo giocare? Io già gioco contro tutti. Eh sì, però c'è una partita in più, sono 6 partite. Rigiocherai chi è che c'hai viola alla fine, giochi con di mind. Vado a 6. Io sempre 4, non c'ho niente. Maledizione. Però è squilibrata questa cosa, non va bene. Non è calcistico questa cosa. Quanto costa fare l'upgrade? L'upgrade di dello cosa? Stadio. Dello stadio ora ti costa 1 perché siamo negli ultimi due round. Però io spendo 1 per girare tutte le carte. Ma lo stesso, sì. Scarti tutto. E peschi l'ultima carta. Io gioco il pochino. E niente, ma va. Queste sono finite, la rimescolo. Quindi con questo giusto. Scarto. Devi scartare uno dei tuoi campioni, lo metti via. Dammi. Ma il simbolo questo qui cos'è che ti dice? Questo? Che fine partita? Fine partita a 2 punti. Cioè, semplicissimo, proprio secchi. Allora, io gioco questa per 3. Quindi prendo un meno 2 e un 2. Allora, io e poi pompo lo stadio. Intanto spendo 1 e pompo lo stadio. Non c'è verso di fare un troiti. Pompo lo stadio. Pompando lo stadio. Tracciato finanza. Guadagno 1 di questi. E niente, i soldi. E posso aumentare di 1 questo. Uno quasi, quelli gialli. Quelli questo, d'attacco. Quelli d'attacco. Più quindi uno questo passa. A 2. Quell'altro non so quante. Quelle, 4. Okay. Ok, e questo è 1. E ne ho speso 1 solo. Quinta partita, io sono sempre nel campo blu. Sarò contro Alexi, il mago del primo minuto. Quindi io prendo un 1 o meno 1. Ok. 1 e meno 1 da giocare. E a fine partita raddoppio punti guadagnati al Ciocio di Firenze. E qua vedi, se dipende dove arriverà il tuo cubetto. Se arriva qua fai 2 punti, se arriva in fondo fai 6 punti. Alla fine della partita ci sarà una nuova fase introiti a seconda di dove arriva il tuo cubetto. Ma che vuol dire raddoppia i punti? Eccoli qua, 3-2-2 raddoppia di dove arriva il cubetto. Però devo fare questo. Sì. Devo arrivare almeno fino a là. Devo arrivare fino a là. Ma questo che succede? Quindi subito questo, faccio un upgrade di 1 e 1. Sì, e questo poi, tutte le volte che giochi una carta blu, inclusa questa, prendi un meno 3. Allora, con meno 3 gioco quest'altra, quindi vado a 2. E quindi faccio upgrade di questo. Che va a 3. Un upgrade questo della difesa va a 4. Fa 4. E poi ti prendi una difesa da 3. Bello, bello ignorante, eh. In parte? Viola. Dai, mettiamo tanto. No, va bene, ma... Parti sempre di viola, ma si è fatto sempre viola, arancio, blu. Vai, sì, sì. Tiro io. Sostante. Bravo, per allinearli. Si perde tempo. Qui è delta contro il bot. Meno 4 di delta al bot. 3 d'attacco di delta, subito così. 4, 5, 6. Giù. Niente. No, va. 3 d'attacco di delta, subito. Risponde ancora, subito. Lo mette sotto ed è gol. Gira.
Perde tempo. Vai, voglio l'attacco stellare. Perdita di tempo. Voglio l'attacco dei sticu. Questo è 4 meno 4 annullato. Annullato, perfetto. Si girano tutte e due. No, 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 se no vale come il gol. Attacco di 4 del botto, lo tiro io, vai. 3 gol. Pareggio. Meno 3 di difesa del bot per l'attacco di Delta, meno 4, buono, questo è bello perché pareggio, il bot è ignorante, meno 2 del bot, ti ci vorrebbe un attacchino ora, prima arriva in fondo, meno un, mamma mia, 4, l'attacco annullato. E io sono la difesa, dai, un attacco per gli ultimi due colpi, 4 l'attacco del bot, annullato, annullato, attacco ultimo. Mio, dai. Attacco di Delta con 3. No, questa palla per favore. No, anzi, ok. 4, 5, 6. Giù, di corto muso. Dai, dai, di corto muso. No, vai, però. Fai due punti. Pareggio. Pareggio. Malato di pareggite. Campo arancio, prego. Prego. Delta, vai, recupera i tuoi pippolini. Vado io, esco io. Vai, vai, faccio tutti i rossi. C'è tanto anche vai, e anche grossi. Eccoci. Si parte dalla difesa. La difesa è il miglior attacco. E recuperiamo per Delta. Non c'è diciamo il tuo. No, si perde tempo. Ha lasciato tutto, hai visto? Stava stratto tutto. Ecco, no? Si parte dall'attacco col 2. Niente, non va. Sciabolata morbida. Non va. 2 meno 3. Vai, vai, estrai. Estraggo, qua non si estrae nulla. Un altro meno 2. Mamma mia, cioè lui è corazzatissimo, non lo sponda. Partita bloccata, qua. Però basta un attacco e te li chiude tutti e due. Lui non lo sfondi, ma manco. Quando usciranno, eccolo qua. Eccolo, 4. Quindi 4, ma difesa. Meno 2 e meno 3, niente. Mamma mia, è grosso, veramente grosso da buttare giù. Una corazzata inviolabile. Attenzione, attenzione. Meno 3, niente. È rigore. Altra difesa. Vai, vai. Ha giocato il difensore corazzato. Che vuol dire danno? 4 tuo. Che quando lo attivi ti ed è gol. Per tirare prendi un più uno un sacchetto. Ed è gol. Ha segnato Pipo? Mamma mia, una bestia. Attenzione, madonna, tutti lui li tira, oh, tutti lui ce l'ha. Lui prima Matteo. Ed è gol! Poi, cioè, poi gioca a risico, capito? Sempre 5-6, 5-6, 5-6. Mamma mia. Fa gol anche con il primo, quello nel primo slot lui, sempre 6. Sei fisso. Sei fisso allo stadio. E che cazzo. Gli ultimi 4. Mi viene male a prendere questi cazzi così. Te lo tiro fuori io. Ah. 4, ma lui c'ha un 3, quindi un attacco da 1, devi fare 6. Sì, buona. 2, niente. Preciso. Via. Gli ultimi 3, vai. Vai. Cross elevato. Difesa, difesa. Tutti lui sta uscendo, che è difesa. L'ultimo. È sicuramente bloccata. Niente. Pipo ancora vince. Pipo 2-0. Quindi fai 3 più 2, 5 punti. Alla cassa. Recuperate tutto. Vai Alexi, borda. Tieni, facciamo così. Ok. La pareggite. La pareggite è dura. Subito, perdita di tempo. Si studiano. Si studiano. Nelle squadre si studiano. C'è l'attacco da 2. Oh, quel caprone, tiro 3. Vai, bella roba. 5 5 6. Vabbè, è automatico. No! È automatico. Queste parole famose, maledetto caprone. Il forte corna, ragazzi. 3 dadi è stato buono a fa un gol. Maledetto. Madonna, sembra avere Cinzolà. Guarda lì che difesa, ora mi tocca sprecarla tutta. Ce l'hai 4? Maledetto, attacco da 2 e niente, annullato. Maremma diavola, meno 2, sì, c'ho meno 6, ma va, mi garbi, come strai. Beh, dai, dai il sacchetto, io te lo do anche. 4, meno, no, 4, niente. Niente, vai. Ah, ti fa schifo quei dadi. Oh, via, giù, no, 1-0. C'ho sempre dai. Ah, già, c'hai il VAR. Maremma diavola. Ah, niente, ecco. Niente. Uno per la Roma.
Vai. Vai, vai, voglio raddoppiare meno 2, giù. I miei segnalini di difesa valgono più 1, ma tanto c'ho già 6. Ci fa una ma 4 meno 2. Il caprone, ancora lui. Ancora lui. Madonna, ragazzi, ma... però. E questo spara a salve, ragazzi, è una cosa incredibile. Carica. Che maledetto che è. Chi sta vincendo? Io 1-0, ma 4 meno niente, via, annulla tutto. No, anche perché è il primo attacco che faccio. Meno 2. Direi che è finita qua. Io c'ho un altro attacco da 4. Niente. Di corto muso! Mamma mia! 4. Non ho passato la riga del centrocampo. 4 più 1, 5. Infatti sono avanzati tutti. Mamma mia, questa è una vittoria davvero esaltante, per la squadra. Questa è quella che fa morale per l'ultima giornata. Per la salvezza. Davvero. Alexi, recuperati tutto. E chiudiamo anche la quinta giornata. Tanto avete già ripescato tutti, Alexi ha già speso anche i suoi punti azione. Io gioco altre... Questo intanto guarda, lo rimettiamo qua, questo lo mettiamo qua da una parte. Io ho 5 punti azione. Io ne ho 6. 6 perché questo devo scartare però. Allora, questo non ha effetto solo di fine partita. Metto un panca, gioco lui per 3. 1, 2, 3. Quindi pompo 2 di difesa. Mettiamo un 4. Ah, e un meno. Poi io quando c'avevo questo qua mi faceva giocare due dadi in più, non l'ho mai usato, vabbè, bravo. Con un 2 potrei... Che altro, è un po' sprecato là, perché forse l'hai sempre segnato. Sì, no, poi sto notando che io ho giocato questo, ho preso questo da 3. Ma io compro lo stadio, vai, qui, costa 1. Un altro lo devo prendere. Vabbè. E con l'ultimo porto 1 a 3, vai. Basta. Sono contento così. Allora, che entro la fine della partita ho costruito lo stadio. Posso schierare più di una carta, giusto? In che senso? Schierarle? Cioè, sì, giocare le giochi pagando 3 l'una. Sì, ne ho 6, vado a 0. A voglia, sì. Poi allora, prima della partita decidi te quali vanno in campo. Sì, sì. Allora, puoi giocare anche due carte, eh? Sì, sì, finché c'hai soldi puoi fare tutto quello che vuoi. Uno e un meno 2. Ciao. Io la gioco e con i poi pochi. Questo col verde. Siamo pronti? Verde. Ma questa si fa subito? Quella la fai se... Sì, subito, intanto prendi un più uno che ti darà... Più due. Ah. Perché c'è un... questo? Sì. No, conta quelli che giochi dopo di quello. Quindi se ne giochi un'altra verde lo pigli, se no no. E questo a fine partita mi dà un punto per ogni carta blu che hai giocato tra panchina e quelli in campo. Vai, scegli la squadra da schierare, io questo ce l'ho in panchina. Okay. Queste, quelle che avete giocato, cioè quelle che avete avanzato in mano non vi serviranno a niente. Una curiosità, ma voi quante carte avete giocato? Cioè, Pipe l'ha giocato tipo 7. Io 5. Questa che era già giocata, non ho potenziato niente. Mi dice che se gioco ottengo un dato da 3. Beh, se lo gioco dopo ne gioco uno. No, giochi nella fase azione quando spendi le carte. Ora quando fai la formazione, no, sono già, quelle considerate no, già sì, giocate. Ho capito, però io, siccome questa l'ho già comprata, questa era già, l'ho già comprata. No, adesso ho schierato anche questa. Questa lui sì, sì, un meno 3. Questo potevo aggiungere ancora carta. Sì, sì, perché è un effetto continuativo. No, c'è un motivo se va a giocare. Allora, nessuno è riuscito a comprare carte oro, io non sono reale, non le ho giocate. Parte vai. Il campo viola, vai. No, dai, tira. Io me la gioco con la tua, no? Io sarò contro i bot e c'è Alexi contro Pipe. Vai. Allora, signore e signori, si parte. Vai. Eccoci, tiro subito del verde. Vai, tira. 4. Quindi 3, 4, 5, 6 fai gol. Yeah. Cioè, mamma mia, subito. Là, go. 1. E via. Si parte subito di buono parte sprint, ma poi si perde durante. Si prende durante la partita. Oh, un altro sprint. 3, 4, 5, 6 gol. Oh. Qua go. Là, 2-0. E zitto. Cioè, senza fiatare, Ecco, attacca. Invece 3, 4, 5, 6.
4. Accorcia, accorcia. Le distanze. Direi che questa è una partita di squadre concrete, eh. Meno 4. Entra in campo la difesa. Ora sì, perché dice dopo due gol. È la sua. Meno 4, vedi? Le due difese sono a campo, vediamo chi. Roba schierata. Vai, vai. Sti cosi non si come. Voilà. Fallo, tipo accorcialo un pochino, di modo che poco la mano ci lavori meglio, secondo me. Stavolta sta a lui. 3, però annullato al meno 4. Niente, vai. E tanto anche il prossimo attacco verde è annullato. Meno 3. Vai. Vai pupazzi. Buttala vadi, dentro. Vadi. Meno 1. Schieri troppa difesa. Quelli ce l'ho, quel schiero. Meno 4, mamma mia. Mamma. Ah no, questa è la difesa mia. Sì. C'è un meno 8. Cioè, mamma mia. No, meno 8. Sì. Meno 2. Meno 5 su. Guarda che sì, lui c'ha meno 6. Gli attacchi sono annullati a bestia. Attenzione, il primo gol. Annullato l'attacco, via tutto, no? Non si serve il gol. Vai. Sì, il tuo prossimo attacco annullato. Niente, flessidra. Mentre io se ne manco. Sì, poi è una partita noiosa. Poi dopo c'è stata tensione. Meno 4, sì, ciao. Quanta difesa? È assai, no? Meno 3, là là. Me l'ho preso tutti adesso. E poi sono uscito. 4 meno 4, meno 8, anzi, niente. Annullato tutto. Vai, gli ultimi quindi, due. Lo posso. Nulla. Devi fare due. Deve uscire un attacco ora. No, due attacchi a fila. Attacchi a fila. Uno, ecco, uno, buono, un 2 annulla meno 7, buono. E dai, l'ultimo per pareggiare, ma ha fatto tutti i pareggi. E invece? No. E invece Presino, no. La prima vittoria, vai. Fai 4, 5 punti. Campo arancio, eccomi, arrivo contro i bot. Prendo 3, 2, 5. Vai, parte subito i bot per schiera la difesa, meno 3, mamma mia, maledetto. Meno 3 anch'io rispondo. Bastarda. 2 dell'attacco, meno 3, via. Meno 2. Mamma mia, è rimasto solo 3. Già meno 5. Vai, meno 4. Almeno se ne spreca. Buono. Almeno se ne spreca tutto. Niente, perdita di tempo. Scusi, c'è la partita in vivo. No, scusate. Ancora flessidra maledetta. Meno 2. Buono, questo è buono. Meno 1, va bene, per annullare un attacco del bot. Ancora, madonna mia. E ora esce fuori. 4, vai, annullato tutti i bot, la difesa. Era tutto in un colpo. 4 del bot, fa 1, vai, tira un dado. Non fare 6, maledetto. Sennò questo mi segna. Ecco, preciso. Chiamato. Non fare 6, oh, mai quindi fatto. Sta vincendo il bot 1-0. 3, il 3 tiro 3 dadi, oh. 4, 5, 6, vediamo se Cabron. No, non è il Cabron, è quell'altro. È il Cabron! Quanto? È lo spirito gelato, lo spirito gelato che segna. Perdite di tempo finite, meno 1 del bot, dai, un attacchino ora, meno 4, niente. Ultimo, pareggite, ecco. Ormai, dai, che fai? No. 2 meno 1, vabbè, 1 tipo. Ah, no, meno 4. Ah no, meno 4 è tu. Devi fare un 6. 5. Non va. Pareggio. Quindi pareggio e piglio 2 punti. In campo Alexi e Paipo per il gran finale di giornata e poi faremo la gran finale. Vedremo chi vincerà. Ma vero? Secondo me un finalista è Paipo. I due che hanno più punti fanno l'ultima partita. Ma con le squadre che sì, però. Così come è finito? Forse mi conveniva fare quell'altro modo. Vai, ma tanto vinci, dai. Estraghi. Estraghi, vai. Estraghi. Quindi praticamente sono loro due. Eh sì, sono loro due, ora perché fanno. Perché al massimo si possono dividere la posta. Sì. Sono già quei due più. Poi avanti. Bisogna vedere i punti finali. No, invece queste carte. Batti lei. Vadi, vai. Batti. Oh, un attacco. Prego. Con un doppio dado. Sì. Grosso. Un gol solo, anche sì, se sa che c'è... covato. Annulliamo questo, eh. Come va? Come procede? Per ora gol di Alexi.
Non va. Non va, niente. Vai, vai, vai. Difesina. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. 4. 3-1. Oh, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Se mi faccio gira in meno 3. Non si fa per il terzo e quarto? No, no, c'è solo la finale. Attacco da 2. Buono. Con due dadi. Con due dadi. 5 e 6. 3-1, niente. Ma Emma. Lui è un difensore. Sente seghe. Meno 3, guarda là. Molto corazzato. 3 meno 3, vero? Dai, dai, dai. Questa alternanza, attacco, difesa, eccolo. Il Monaco errante. No, uno, niente. Una mazza. Dai, dai. 4? Doppio dato? Madonna, ragazzi. No, c'ho un meno 3. Quindi 1. 1. Quindi 1. Un dato solo. Portiere, ragno peloso. Ma poi quello anche un dito, niente. Ragno peloso funziona in difesa, ragazzi. Meno 2, meno 2 di pipe per l'attacco, il prossimo attacco. Meno 2, no, meno 2 di pipe. È un attacco annullato, dai. C'è niente da fare. Si perde tempo. Oh, chi sta dai, che metto il fullman davanti alla porta. Sta vincendo Alexi di corto muso per ora. Meno 2. Guarda, metto il pullman davanti alla porta, dai. Dai che mi difendo. Dai ora. Dai, perdo tempo. Ah, mi sono fatto male. Dai ora. Dai ora. Attenzione. 2-2. Con 2. Vai, un 5, un 6 e c'è il pareggio finale. Ecco! Fermi. Fermi che c'è il VAR. Fermi che c'è il VAR. E c'ho il portiere. Dai, giù. Sì, proprio la funzione da VAR. No, 3. Cara. Quindi pareggio 2 punti per 1. Due punti bispartite dai bottini. Cioè, mannaggia. Questa avevi condotto dall'inizio alla fine, peccato. Ho resistito eroicamente. Quindi è finita anche la sesta partita. Adesso faremo il calcolo dei punti e vedremo chi saranno i finalisti. Allora, io chiudo con 11, 12, 13, quanto avevo detto? 3, 6, 9, 18 e 5. 8, 11, 12, 13, 14, 15. Io 15, DeepMind 12, Delta 18, 23 per me, 28 per i due finalisti saranno Alexi, Lanas e Pipo nella sfida finale 23-28. Quindi sceglietevi un campo, quello che vi pare. Campo centrale arancio, vai. Mettete le clessidre dentro. Se mi dai la plastica, questi si possono iniziare a mettere dentro. Sì, sì, poi mettete dentro. Vai, dentro le vestite. Formazione che vi che va sulla No, rimango. Rimango bravo. Per mettere così. E ora vedo. Borda dentro. L'ho studiato per la finale. Senti, allora per l'imparzialità. Dai, tira su. Dai, estraggo io. Vai. Tre dadi. Sì, noi stiamo codati. Io tanto ho due dadi per tirare la fenice. Si parte fino a 6, eh. Vai, meno 3 corazzato Alexi, subito. Decide di tenere 3 annullato subito. Attacca quello che serviva. Perde tempo. Le difese. 3 di attacco di Pipo. Attenzione. 4, 5, 6, butta dentro. Niente. No, ma ci riprova subito. 3, 4, 5, 6. No, 2, un attacco da 2. Doppio dado. Doppio dado per la Fenice. 5 segna, e ancora c'è tempo. Ma io ho più attacchi. 4 l'ultimo. 4 il pareggio. 3 il pareggio. E attenzione, VAR, vero? C'è il VAR, c'è sempre quel cavolo di ragno. No, niente. Dai, fa 6. 5 meno 2 di difesa. Schierati da Pipo, meno 3 di difesa. Basta difesa, basta difesa, basta difendere. Dalle le ultime indicazioni Pipo, intanto perdono tempo, ci sono le sostituzioni, qualcuno si è fatto male. Ancora no, difesa. No, 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 mai come esagerata. 4, via, annullato tutto. Ma non basterà. Vabbè ragazzi, 4, vai ecco, giù, 3, 4, 5, 6, doppio dado, mamma mia, è una bestia, 3, il golletto, attacco di Pipo, 5, 6, il monoferrante, 5, 6, 5, 6, no, fermo, parre, no, non para, dai, ragno peloso,
Non è gol. No. Quindi con un 5 un 6 para. Se finisce a pari? Se finisce a pari c'è rigori. I rigori, furie. C'è rigori. Ma non finisce a pari, secondo me. Finisce a pari. No, sì, sei 2 a 1. Come? A 2 a 1? E c'hai un meno 3 d'attacco. Perché c'hai il. Vince la Golden Cup, Alexi. Ecco la Golden Cup. Quindi la sfida finale, se la vince Alexi Lalas, che porta a casa la Golden Cup. Anche per me era la prima esperienza di gioco. Mi ha fatto piacere condividerla con voi. Come al solito, giro di tavolo, chi se la sente parli, o taccia per sempre. Parto io come vincitore. Parte vincitore. Onestamente, conferenza stampa. L'inizio non è stato semplice, perché capire un po' la simbologia, bisogna farci l'abitudine, anche un po' la meccanica, poi gli altri turni in realtà scorrono veloce ed è anche stretto, perché... i soldi che si possono avere per investire sono pochi, e noi abbiamo tentato delle strade che praticamente nessuno è andato ad acquistare le carte oro. Sì. Può darsi che abbiamo sbagliato, può darsi che sia il gioco stesso che limiti. Questo vuol dire comunque che dà voglia di rigiocare. Esatto. Garantisce longevità, senz'altro. Quindi promosso per... un'ottima serata in cui non c'è da spremere le meningi più no, di tanto. No, è giusto. Io vi dico che secondo me questo gioco fa quel che promette, le premesse erano che è un gioco divertente, a me mi ha divertito, e quindi fa quel che promette. No. The Mind, ti è piaciuto? Sì, sì, il gioco... Cacciarone, poi... Da mischia, sì, decisamente... Concordo con lui all'inizio, magari. Allora, stretto è stretto, perché o percorre un percorso o un altro, e quindi... Un po' di aleatorietà c'è, Sì, l'area c'è in maniera incredibile, però va bene, ci può stare. Allora, il gioco è simpatico. Molto bene. Paipo? Sì, gioco carino. Riprende, diciamo, a piene mani l'idea di... Challengers. Sì. Qui ci sono i dadi invece del deck building, e qui c'è il back building. Back building, sì. Esatto, e le carte vengono schierate, però diciamo è molto molto simile effettivamente. Sì, questo fatto, poi ci si scambia nei campi e l'ha ispirato. Sì, Delta? Sì, sì, è bellino, ora io per esempio... O volevo seguire questo, però in fin dei conti non è che ce l'ha fatto, non c'è tanti punti, alla fine non dà tanti punti ed è difficile, con questo non sono potuto crescere con le altre carte, perché spendevo sempre il soldo per andare a cercare queste. Mi sembra che il grosso dei punti si fanno comunque in partita. Sì, comunque conta vincere. Io ho fatto una vittoria e 3 pareggi e una sconfitta, per esempio. Io non me le ricordo, però insomma non è stata una gran partita. Va bene, io vi ringrazio per la partecipazione. Deep Mind, Paipo, Alexi Lalas e Delta, vi salutiamo. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.